you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to... Ciao a tutte, mamma mia, sembra un'eternità che non filmo un video. In realtà sono... no, è una settimana, però veramente mi sembrava tantissimo, quindi sono felicissima di filmare e di farvi vedere che cosa ho comprato durante quest'ultimo periodo. Ho avuto anche l'influenza, quindi molte ragazze, le ragazze di Instagram e di Facebook lo sanno, e quindi non sono uscita da casa per 5 giorni, però finalmente mi sono ripresa, anche perché proprio oggi mi è arrivato il pacchetto della collaborazione con Semidress, quindi non vedevo l'ora di farvi vedere che cosa mi è arrivato, quindi che cosa ho scelto dal sito, perché questa volta veramente sono rimasta veramente felicissima. Ma parto subito col farvi vedere che cosa ho comprato. Allora, sono passata da Zwicky e ho preso un paio di pantaloncini bellissimi che si usano tantissimo in questo periodo, e sono questi qua, sono molto molto corti, diciamo che arrivano giusto giusto a coprire il di dietro, proprio sono perfetti, lo coprono tutto e non sono più corti. E mi piacevano tantissimo questi ricami che hanno qui sopra. Io ho dovuto prendere la L perché comunque la M era troppo troppo piccola, infatti poi rischiavo di non coprire del tutto il fondo schiena. E quindi alla fine ho scelto questi, che non vedo l'ora di farveli vedere indossati. Stessa identica cosa per questo top, preso da Zwicky. Il prezzo dei pantaloncini si aggirava intorno ai 10 euro tipo, e anche il prezzo del top. Poi addosso sta veramente benissimo, non è troppo corto perché non mi piacciono quelli che arrivano sopra l'ombelico. E appunto mi piaceva, l'avevo preso perché comunque ero intenzionata ad abbinarlo a un paio di pantaloni neri a vita alta. Cioè io mi faccio questi outfit mentali. Le coppe preformate, quindi volendo si può anche non usare il reggiseno. Per quanto riguarda invece il lato make up, non ho comprato tantissimo in questo periodo, ma diciamo che mi sono trovata davanti delle cose che mi piacevano tantissimo, quindi non ho resistito a lasciarle lì. Il primo è questo smalto di Deborah, vi metterò una foto che ho postato su Instagram con questo sulle unghie, appunto, è troppo bello. È il nuovo Gel Effect ed è il numero 13 ed è questo color Tiffany, veramente bellissimo, e secondo me per la primavera è il top. Sono passata anche da Peggy Sage giusto per dare uno sguardo così, perché ho visto che erano arrivate delle cose nuove e mi incuriosivano tantissimo i rossetti. Questo era un colore che non avevo e avrei voluto prenderlo già da tantissimo. È il numero 070 e ve l'ho fatto già vedere nel video tutorial, ve lo lascerò qui così lo vedete. E l'ultimo video tutorial, anche alla fine di questo video ci sarà. Secondo me è abbinato bene, nel senso abbinato con uno smoky scuro, intenso, appunto, invece di lasciare le labbra nude naturali con cui ci applicate questo, secondo me viene fuori un trucco veramente bellissimo. Per quanto riguarda invece i capelli, ho preso delle cose carinissime, ho fatto un giretto da H&M, da Bijou Brigitte, e ho visto queste cosine a 3-4 euro e ho voluto prenderle perché mi piacevano un sacco, mi hanno subito colpita. Una appunto è questo pettinino che ha appunto questo rialzo in spugna, che appunto si può utilizzare sia per fare lo chignon, quello arrotolato, oppure si può mettere tipo qui e si possono girare i capelli sopra per fare quel rialzo molto anni, tipo stile pin-up, che è bellissimo. Il secondo accessorio che ho preso è questo qua che indosso, è questo bellissimo fiocco che adesso ho messo così, però in realtà va applicato dietro, insomma. E questo bellissimo fiocchetto ho preso da Bijou Brigitte, è di questo rosa antico, non so se si vede, però di questo rosa antico, e alla fine c'ha questi dettagli in oro. Vi devo dire la verità, sicuramente lo noterete anche voi, i miei capelli sono molto più sani perché finalmente ho trovato lo shampoo che cercavo da millenni, finalmente l'ho trovato, vi farò
appunto una recensione di questo shampoo, sicuramente dopo questo video, non lo so, dopo il video dei preferiti, ma ve lo farò sicuramente. Vi dirò cosa sto utilizzando per i miei capelli, perché sembrano veramente rinati, cioè non sono più paglia come prima. Sì, non so, ditemelo anche voi se lo notate e scrivetemi anche se volete che vi faccia appunto il video sulla mia routine dei capelli. Adesso passiamo finalmente alle collaborazioni. Che appunto mi sono arrivate oggi e ieri. Mi sono arrivati due pacchetti. Uno è di Semidress. Come sapete io già collaboro con Semidress, ho già fatto un video recensione per loro, ve lo metto qui se lo volete vedere. E appunto diciamo che non mi aveva parecchio entusiasmata la cosa, nel senso che pensavo di non accettare un'altra collaborazione, però in realtà sono veramente rimasta soddisfatta questa volta perché ho preso delle cose bellissime, ve le faccio subito vedere. Allora, la prima sono questi orecchini che indosso e sono tipo stile molto vintage, con questo oro un po' tipo invecchiato, che io amo queste cose, gli orecchini così. Li ho trovati molto resistenti, per questo sono rimasta soddisfatta. Li ho trovati resistenti, la pietra non è mossa, tipo non è incollata male, tipo di dietro sono belli dritti. Ho preso anche questo anello, che in realtà è un po' grande, solo che l'ho preso apposta così, ho detto se era molto grande comunque si può stringere, di quelli che si possono stringere. E appunto ha intorno tutte queste rifiniture, è molto stile vintage come piacciono a me, e la pietra è attaccata molto bene anche qui, bianco latte, e siccome non l'avevo uno bianco latte, perché sapete che a me piacciono, l'ho detto in tantissimi video, io adoro gli anelli grandi, le collane grandi, mi piacciono tanto. Vi metterò comunque tutti i link ai prodotti sotto nell'info box, così potrete andarli a vedere uno per uno. E di questo qua c'erano anche arancione e nero. Riguarda la collana, che mi è piaciuta tantissimo, l'unica cosa è che me l'aspettavo un po' più piccola, in realtà comunque è molto molto grande, solo che io adoro le collane grandi, quindi non posso essere che contenta. E appunto ha disegnato su questo cameo, bellissimo. I prezzi di queste cose che ho preso sono veramente pochissime, l'anello tipo 2 dollari, la collanina 4 dollari, gli orecchini 1,99 dollari, una cosa del genere, quindi prezzi accessibilissimi. Se come me amate tutti gli accessori vintage, passiamo al pezzo forte del appunto di quello che ho preso, che mi ha lasciato veramente entusiasta, che sono questi pennelli, a parte che il colore perché sono fucsia, ma sono appunto tipo i pennelli della appunto diciamo che hanno copiato appunto i pennelli della Real Technique. A parte che le setole sono stra morbide e ancora li devo lavare per poterli utilizzare, non li ho utilizzati, però a vederli a primo impatto veramente sono stramorbidi e somigliano tantissimo anche per la pesantezza, perché comunque sono belli pesanti, ma me li vedrete appunto presto utilizzare in qualche tutorial. Quindi c'è questo qui che è appunto a punta, questo qui che è rotondo, quindi penso che comunque viene utilizzato più che altro per blush o per la terra. Il pennello da fondotinta, quindi quello con le setoline un po' più rialzate rispetto al resto del pennello. Poi quest'altro pennello qua, che è quello angolato. L'ultimo pennellino è quello che io di solitamente utilizzo per mettere la cipria, che è quello appunto tagliato, piatto. Ve li farò vedere in azione. Il prezzo di questi pennelli è di 15 dollari. Però veramente ne vale la pena, perché comunque la qualità credo che sia veramente buona. Devo vedere comunque se perdono peli, ma al tatto piacevolissimi. Vediamo appunto dopo che li lavo come sono. Ancora non vi posso consigliare di acquistarli, però anche a prima vista, comunque a vederli sono strabelli, dai, dite la verità, sono fucsia. E vi lascerò sotto appunto il link, così li andrete a vedere. Passiamo alla seconda collaborazione con il sito Bonnie Pretty Store, che mi ha contattato anche questo un mesetto e mezzo fa, e appunto mi ha dato un budget da spendere sul loro sito, sicuramente meno rispetto al Semidress, mi ha dato un budget inferiore, e infatti ho potuto prendere solo una cosa che mi piaceva tantissimo, la faccio vedere subito. Queste scarpe
So che non so se a tutte piacciono, comunque a me piacciono tantissimo. L'unico numero rimasto era il numero 40, è proprio appunto il mio, quindi hanno, diciamo, questo poco di tacchezza. Diciamo che sono molto stile New York, New York, non so se mi spiego. Sono appunto rosa antico, quindi questo rosa molto tenue e nere, troppo troppo belle. L'accetto di quelli sottili. L'unica cosa è che queste scarpe non profumano tantissimo, anzi devo dire che puzzano pure, puzzano proprio di plastica, infatti ho dovuto tenerle una notte fuori la finestra e ancora si sente l'odore, voglio dire. C'è scritto vero cuoio, che in realtà non lo so, però non sembrano malissimo, non sembrano molto male, sono molto rigide però, non sono di quelle belle morbide. Non so quanto mi dureranno, però comunque a prima vista sono troppo troppo carine. Ho pagato 10 dollari, quindi tutto il budget. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Niente, con questo è tutto. Io spero davvero che vi siano piaciute le cose, perché io sono rimasta veramente contenta da Semi Dress questa volta. Lasciatemi un commento perché a me fa sempre tanto tanto piacere leggerli. Vi ricordo di iscrivervi a Instagram, alla mia pagina Facebook, vi lascio tutti i contatti nell'info box. Io vi mando un bacio enorme. Ci vediamo al prossimo video, che forse sarà quello dei preferiti di marzo. Ciao! Well, don't ask me, I'll never tell. I look to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, penny.